Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Daniele Interrante contro Melissa Satta, l'ex tronista di Uomini e Donne sbotta: non le farei fare nemmeno le previsioni del tempo. Daniele Interrante è sul piede di guerra, e questa volta il bersaglio delle sue frecciate è l'ex compagna Melissa Satta. Ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Interrante ha avuto una relazione con la showgirl Melissa Satta nei primi anni 2000. Dopo l'intervista di Melissa Satta a Belve, Interrante è sbottato, scorretto e vergognoso. La storia tra Daniele Interrante e Melissa Satta. Daniele Interrante e Melissa Satta hanno avuto una relazione nel periodo in cui Interrante, amico di Costantino Vitigliano, partecipò a Uomini e Donne come tronista. La storia tra Daniele Interrante e Melissa Satta è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, con tutti i suoi risvolti controversi e le sue dichiarazioni infuocate. Interrante, considerato un sex symbol negli anni 2000, rivendica di aver avuto un ruolo determinante nel successo della showgirl che, ospite di Piero Chiambretti nel 2018, affermò: "Povera me. Ero una bambina di appena 18 anni. Anch'io ancora oggi mi chiedo ma perché? In quella relazione ero io il maschio che portava i pantaloni". Parole che Interrante non ha mai digerito del tutto. Raggiunto da Dillinger, il portale gestito da Fabrizio Corona, Daniele Interrante ha replicato alle dichiarazioni dell'ex velina: "Sono sempre stato io a portare i pantaloni, i suoi si fidarono nel farla venire a Milano, ho trovato casa, comprato una macchina". La replica di Interrante. In risposta alle dichiarazioni di Melissa Satta, Daniele Interrante non ha risparmiato critiche né parole taglienti, ha espresso tutto il suo disappunto per le dichiarazioni della ex compagna. "Siamo stati insieme qualche anno e io l'ho aiutata all'inizio", spiega. "Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi, io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo", è la stoccata dell'ex concorrente di Uomini e Donne. "Non mi piace vantarmi, ma sicuramente sì, deve il suo successo a me. Le detti dell'ingrata perché in un'intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me", ammette. "Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore". Oggi, Daniele Interrante è un uomo diverso rispetto a quello che era negli anni del suo successo televisivo. A 42 anni, si trova ad affrontare nuove sfide e sarebbe fidanzato con Margherita Magri, di 17 anni più giovane di lui, con la quale porta avanti una relazione da circa 2 anni. Inoltre, nel 2010 è nata sua figlia, avuta dalla relazione con Gwendalina Canessa.